Bentornati cari amici di pomeriggio al nostro appuntamento ormai assodato, ormai proprio entrato a far parte degli appuntamenti proprio più attesi della settimana, è quello con Simone Zappacosta da Milano, i nostri occhi, le nostre orecchie dalla metropoli milanese. Ciao Simone, bentornato, ben rivisto. Ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Caro Simone, intanto, insomma, com'è il clima da quelle parti? Ha cominciato a fare caldo anche lì. Migliorando, sta decisamente migliorando. Si inizia ad uscire senza la paura della pioggia, gli aperitivi in giro, fuori, si sta iniziando a stare Ecco, bene. gli aperitivi che insomma Milano, la Milano da bere. Io mi ricordo diversi anni fa, adesso apro una parentesi, una digressione così, era un periodo in cui vivevo a Milano e per la prima volta vidi gli aperitivi cenati, cioè una roba, questi buffet che non esistevano ancora perché insomma Milano è sempre stata anticipataria rispetto alle mode della, così, della vita. C'erano questi buffet, mi ricordo, in un locale particolare, le biciclette, che non so se Come ancora no? c'è, e C'è ancora. lì facevano degli aperitivi eccezionali. Ecco, questo comunque, se passate da Milano, passateci, perché se è ancora come era allora, devo dire, aperitivo Sì. veramente luculiano. È un marchio di fabbrica l'aperitivo milanese fatto in questo modo, il salvacena per gli universitari, diciamo. Esattamente, esattamente, il salvacena per gli universitari e non solo, devo dire, perché proprio c'era gente, tutti i target riunisce Milano attorno all'aperitivo. Senti, Simone, ecco, possiamo parlare anche, ecco, di questi aneddoti e queste particolarità milanesi, anche perché tanti dei nostri spettatori magari no, poi ci faranno un salto in un modo o nell'altro. Ci sono tante mostre, tante cose poi da vedere in questa bella, grande e vivissima città, per cui magari anche un consiglio su come, diciamo, no, non sedersi proprio a tavola a mangiare al ristorante, può essere utile per loro. Sì, fare un salto così al volo, bere una roba, mangiare così fuori all'aperto, che adesso si sta benissimo, ci si concentra nel centro città, si fa una passeggiata. Milano è bellissima proprio per questo, in questo periodo qua. Primavera, estate, è fantastica. Ecco, invece passando proprio all'argomento che sarà il cuore di questa nostra chiacchierata, Simone, io ti chiedo se sei per caso andato a vedere qualche concerto la scorsa settimana. La risposta è sì. Dopo aver parlato di moda, di mostre, si torna a parlare di musica perché sono stato al concerto di un ragazzo abruzzese che ha fatto qui a Milano e quindi a me piace sempre sponsorizzare l'abruzzesità quando si sposta e la posso vedere qui a Milano e fa sempre molto piacere. Il Giusto, concerto giusto. era Giustissimo. di Dile. Dile, che sta per. È il nome d'arte di Francesco Di Lello, un ragazzo di Francavilla che è spesso qui a Milano, visto che la sua carriera sta andando molto bene, ha un sacco di stream, molti follower, e quindi si trova spesso qui a discutere con l'industria che è sempre qui a Milano, come ripeto spesso. Lui è un ragazzo appunto dell'89, quindi giovane ma già artisticamente maturo. Artisticamente maturo, sì. Ha alle spalle già due album, il primo che è uscito nel 2019, che ha avuto un grandissimo successo con milioni e milioni di stream, e un altro uscito nel 2023, quindi abbastanza fresco, era la fine del 2023, che ha avuto maggior successo, quindi la sua carriera appunto è arrivata alla, possiamo dire, alla maturazione. È Ecco. fatto oltre ai suoi concerti più grandi nei club che sono stati sold out, lui ha suonato qui a Milano, all'Arcibellezza, all'Alcazar di Roma, anche a date a Pistoia. Questo live era un po' più intimo, in acustico, al Moxie. Ha Diciamo potuto. una cosa, intanto
Per i nostri telespettatori spieghiamo anche che tipo di cantautorato fa Dile, perché grazie a te, insomma, abbiamo scoperto, abbiamo anche, no, avuto ospite qui in collegamento, insomma, artisti che sono molto anche diversi tra di loro, hanno generi, sono sempre generi musicali contemporanei, ma per esempio di Dile cosa possiamo dire? Lui è sicuramente un cantautore indie, viene dalla scena indipendente, quindi lui scrive le sue canzoni e parlano molto di emozioni, è molto emotivo, è molto romantico. Cioè, lui ci scherza su che tutte le sue canzoni fanno pensare ai propri ex, a come ci si raffronta nelle relazioni. È un po' quello stampo lì, con sonorità pop, perché il suo è un progetto effettivamente pop, con sonorità indie, ma è pop. Ed è molto nuovo, attuale. I producer con cui lavora sono tutti fortissimi, quindi il progetto è molto, molto attuale. Infatti sentiamo proprio una sonorità che poi tra l'altro ecco c'ha comunque sempre quel romanticismo. Io così sono andata un po' sentendo i suoi brani online, quelli che ho trovato, e sembra quasi, certo, sempre in maniera rivisitata, però sembra quasi di risentire quei cantautori italiani dei miei tempi ormai. Eh sì, è Perché proprio testi così. È accurati, proprio così, si viene da quella scena lì, i temi trattati sono sempre l'amore, le relazioni e tutto, ma traslati con i suoni più pop e la scrittura anche più pop e più attuale, perché anche il suo modo di scrivere richiama un po' quelle situazioni lì, però effettivamente si parla del 2024, è molto attuale. certo, assolutamente sì. Senti, intanto farei chiederei alla regia di farci ascoltare qualcosa. Sono brevi momenti del concerto che sei andato a vedere e così entriamo proprio nel mood di Dile. Ok? Eccoli. Volta dentro quel locale, anche se non sono bravo a parlare, forse è meglio bere che non litigare. Ho provato a smettere di fumare, ho ancora le tue foto sopra il cellulare, e anche se darò la colpa a Dio che mi ha lasciato una. Eccoci,
tornati dopo questa immersione, no, nelle note e nella musica. Che concerto è stato, Simone? È stato un concerto in acustico, a differenza degli altri, dove Dile porta la sua musica in full band, quindi con tutti gli strumenti, tutta la ritmica. Qui era solo con la chitarra, c'era un ospite che era Federica Carta, che spesso si fa questi cameo con Dile e viceversa, perché hanno scritto una canzone bellissima insieme. E il bello era che si è rotto proprio il distacco tra il cantante e il pubblico. È una situazione intima, quindi tutti i fan che sono riusciti ad essere presenti a questo evento erano proprio vicinissimi al palco e c'era uno scambio continuo di emozioni e interazioni tra il palco e il parterre, diciamo. È sempre molto bello per gli artisti poter rompere il muro che c'è, perché senti di più il calore che i tuoi fan ti regalano. E tu ne regali viceversa a loro e loro lo assumono molto più da vicino, è bellissimo. Ecco, tra l'altro questa è una modalità che abbiamo imparato a conoscere e che sta andando fortissima nel mondo, no, della musica, soprattutto questi giovani autori, penso che trovino proprio molto stimolante questo contatto così diretto, così intimo con il loro pubblico, con i loro fan, che diventano un po' uno specchio proprio di loro stessi, essendo così vicini, così a contatto. Forse è molto utile anche per la fase poi di creazione e di scrittura, sapere realmente a chi stai parlando. Certo, perché possiamo dirlo, è sempre bello suonare allo stadio di San Siro o qualunque altro stadio, nei club giganti, ma poi queste situazioni qui ti danno veramente il resoconto delle persone che hai davanti, dei fan che sono lì e ti guardano negli occhi mentre stai cantando. Sono emozioni diverse, comunque è più intimo così e dà un feedback diverso. Tra l'altro penso che non sia facile, perché avere proprio questa, cioè avere il pubblico lì a un passo, non è proprio scontatissimo, cioè non c'è più quella parete che comunque divide l'artista dal pubblico quando sei su un palco rialzato, lontano, c'è tanto spazio tra te e la prima fila, insomma è anche un po' diverso, sei più isolato, molto, così sei proprio. È molto più difficile, ma fai un regalo grandissimo a chi è lì ad ascoltare le tue canzoni, quindi ci sta, un bel compromesso. Senti Simone, mi dicevi prima a telecamere spente che tu e Dile in realtà vi conoscete proprio, avete una conoscenza di lungo corso, beh, del resto tutte e due abruzzesi più o meno dello stesso anno. Della stessa età. Sì, siamo più o meno della stessa età, poi Dile è un ragazzo fantastico, quindi ci si può beccare e parlare tranquillamente, ci vediamo spesso, sì, ci scambiamo idee, opinioni. Che percorso ha fatto lui, così artisticamente, umanamente? Lui ha comunque continua a vivere in Abruzzo, non si è trasferito come succede magari a tanti che per lavoro, insomma, decidono di andare più vicino magari alle grandi case di produzione, nei luoghi dove c'è l'etichetta, dove... Lui è rimasto a Francavilla. Lui ha vissuto in diverse città, appunto anche all'estero, ma adesso è tornato a Francavilla. Poi, ovviamente, come dicevo prima, per fare questo lavoro è indubbio che bisogna essere spesso, anzi spessissimo, quindi qui a Milano succede così, perché le riunioni con le case discografiche, tutte le agenzie del caso che sono intorno agli artisti e ai cantanti, soprattutto sono qui e qui si deve essere. Però sì, continua a vivere a Francavilla. Noi ci becchiamo anche spesso a Francavilla. Perché anche tu torni tanto, tanto spesso. Tra l'altro te l'ho sempre detto, quando torni ti voglio in studio, certo. In presenza. Va bene. Certo, lo faremo. Senti, Simone, io direi che se vuoi dire qualcos'altro rispetto all'argomento di oggi, cioè a...
Dile a questo concerto molto intimo, molto profondo che sei andato a sentire, altrimenti chiuderei proprio con gli ultimi pezzi, con qualche breve video che ci hai. Facciamo vedere così. Qualcosina. Va bene, allora io chiuderei proprio con i brani di Dile, saluto il nostro uomo da Milano, Simone Zappacosta, che come sempre abbiamo avuto il grande piacere di avere qui con noi come ogni lunedì, con le sue novità dalla città di Milano, concerti, oggi era un concerto e nelle altre puntate sono state mostre e sfilate, eccetera, eccetera, quindi non manca mai di portare la vivacità milanese sui nostri schermi. Ti saluto Simone, quindi ti do appuntamento alla prossima settimana, come sempre. Grazie a voi, alla prossima settimana, grazie. E io nel salutarvi, cari amici telespettatori, vi lascio proprio con questi brevi video, ma che tanto rendono l'atmosfera del concerto di Dile. Particolare.